Presentazione nuovo mezzo, che macchina sarà, che macchina sarà, è arrivato il momento di svelarla, che macchina sarà, che macchina sarà, che macchina sarà, una Porsche, un'altra Macan GTS, stavolta in veste diverse, un nero rispetto al blu Miami di prima. Chiedo scusa a chi mi segue su Instagram perché ho ricevuto centinaia di messaggi, volevate indovinare che macchina avessi preso, non ho risposto a tutti perché eravate veramente tantissimi, ma condivido solo le risposte migliori. Alcuni hanno pensato che mi sarei preso una Aventador SVJ puro sangue, una Urus. Ringrazio per la considerazione che avete di me, ma purtroppo potrei solo andare a fare le pulizie a casa di uno che ha una Aventador SVJ. So che molti di voi rimarranno delusi. Vi aspettavate che prendessi una macchina identica a quella che ho appena venduto. Ma non ha senso perché è venuto quella se te ne sei presa un'altra. Generalmente queste sono macchine che fanno soltanto buttare soldi. Quindi l'unica cosa per godersi queste macchine è essere molto attenti al momento dell'acquisto e bravi al momento della vendita. Qui vado a concludere. Mi sono ripreso la stessa macchina perché fondamentalmente questa macchina è un assegno circolare, anche se è lo stesso identico modello, è quasi un'altra macchina. Sono auto che hanno due anime diverse. Quella che avevo aveva un'anima più elegante, interni chiari molto eleganti, in pelle. Qui invece abbiamo un allestimento molto più sportivo. Alcantara, bellissimo al tatto, pelle e soprattutto carbonio, carbonio, dettagli in carbonio che sono veramente bellissimi, carbonio e Alcantara, che secondo me è un mix pazzesco. È un modello che verte più sulla sportività. Carbonio, carbonio, carbonio e Alcantara. Alcantara un po' ovunque. Il volante è anche diverso da quella che avevo prima perché c'ha una corona più cicciotta che al tatto è piacevolissimo quando si vuole fare una guida sportiva. Soprattutto un volante più piccolo sembra, più contenuto della Macan GTS che avevo prima. Carbonio a vista, che cosa gli vuoi dire? A me fanno impazzire questi dettagli. Quale preferisco fra quella di prima e quella di ora? Quella di prima perché aveva un colore veramente stupendo, un colore esotico, veramente un allestimento studiato benissimo. Però devo dire che anche questa c'ha il suo perché. Particolarità di questa macchina, chilometraggio, ha 10.000 km, nuova. Macchina del 2023, quindi è più nuova di quello che avevo prima. Quella che avevo prima era 2022 e aveva 30.000 km. Qui abbiamo una macchina un anno più giovane e con 20.000 km in meno, quindi possiamo definirlo un glow up. Questa macchina ha cose che l'altra non aveva e l'altra aveva cose che questa non ha. Ad esempio, l'altra sempre più improntata sul comfort, aveva i sedili elettrici a 18 vie, questa soltanto 8 vie. La scritta luminosa Porsche che si proiettava per terra, che questa non ha. Potrebbe essere coerente con la sportività il fatto di eliminare ulteriori tecnologie, cablaggi, quindi sedili elettrici a 18 vie con il prolungamento, con il supporto lombare, i fianchi che si stringono, per evitare di aggiungere cablaggi e quindi peso inutile. Stessa cosa se ci fosse stato anche la scritta luminosa Porsche. Cosa che invece c'ha questa macchina in più è questo impianto stereo che conferisce secondo me ancora più sportività alla macchina, mentre quella di prima aveva l'impianto Bose, che è diciamo un impianto abbastanza base per il Macan GTS. Questo è un impianto stereo Burmester da 4.800 euro, che secondo me richiama la sportività, perché guida sportiva può anche voler dire casse performanti. Altra cosa interessante che ha questa macchina rispetto a quella che c'avevo prima il Porsche Torque Vectoring, un sistema che si serve di un differenziale bloccante che ripartisce in maniera molto più precisa la coppia alle ruote posteriori per una maggiore stabilità e precisione in curva, anche per una guida più sportiva. Pregi e difetti di questa macchina? Pregi molti, perché la macchina è veramente perfetta in tutto. Veramente la macchina è ben fatta, molto piacevole è la comodità alla guida dei sedili, di una comodità pazzesca, ti avvolgono, fai un viaggio, non te ne accorgi. Veramente autocomodissima, molto confortevole su strada, non si sentono le sconnessioni, anche se la particolarità sta sotto al cofano di questa macchina, che è appunto il motore 2009 V6 del GTS. La maggior parte delle Macan che si vedono in giro hanno il motore 2000 benzina da 265 cavalli, quello che ovviamente non paga il superbollo. Vorrei capire cosa ha di Porsche una macchina che ha il motore di una Golf. Fondamentalmente io, come ben sapete, le cose le faccio per bene, non le faccio proprio, quindi sotto al cofano ovviamente il motore top di gamma del Porsche Macan, che condivide anche
anche con l'RS4 e l'RS5 di Audi. Però siccome in Italia esiste molto questa logica dell'apparire soltanto, a molti fa piacere avere la macchina con su scritto Porsche, e gli sta bene che sotto al cofano ci sia anche un motore Scraus o 2000 di cilindrata, che per me, ripeto, è inconcepibile. Complice anche la tassazione che abbiamo, che ovviamente va a spennare i possessori di queste belve. Fra passaggi di proprietà, bollo, super bollo, la macchina con 441 cavalli naturalmente sono costi. Difetti di questa macchina: forse l'infotainment è un pochino poco reattivo, soprattutto quando è collegato con Apple CarPlay, è abbastanza lento e soprattutto diventa bollente con un niente. È un difetto che hanno le Porsche Macan in generale. Da ultimo, per essere pignoli, avrei gradito anche un pizzico di potenza in più per questo modello. Comunque sia, considerando che è un top di gamma, 441 cavalli, ecco, sono tanti, però in relazione alle sue concorrenti, secondo me potevano fare qualcosa di più. Ne so, X3M che ha oltre 500 cavalli, stessa cosa al GLC63 o altre concorrenti, insomma, essendo una Porsche, avrei gradito anche una potenza superiore ai 440 cavalli, che lo stesso si fanno sentire, 0-100 in 4 secondi e mezzo e velocità massima 272. Il tappo personalizzato Porsche, solo questo, 130 euro. Come si apre il portabagagli sul Porsche Macan? La prima volta uno cerca qua sotto vari tastini, cose, no, dal tergicristallo c'è questo tastino, grigia, bagagliaio spazioso, classico bagagliaio da SUV, l'ingresso keyless che l'altra non aveva, ovvero che basta avere la chiave in tasca, sfiorare il dito qua e la macchina si chiude, e semplicemente infilare la mano per aprirla. Cosa molto comoda che quella di prima non aveva, e mi sono meravigliato di questo, perché poi un Macan GTS da 130.000 euro mi sembra strano che ti facciano pagare anche come optional l'ingresso keyless. Questa cosettina qui che sembra una chiave, in realtà non è una chiave, è soltanto un oggetto qui fisso che però si gira come la classica chiave, che funge appunto da tastino di accensione. Quindi in Porsche, per tradizione, accensione a sinistra, non troverete mai il pulsantino, ma sempre la chiave che si gira in senso orario per accendere. La chiave vera la puoi tranquillamente tenere in tasca. Super soddisfatto della macchina, veramente pazzesca. Interni in gesso con le cinture color gesso, come anche il contagiri, veramente pazzesco. Soltanto gli interni con il cielo in alcantara, interni in carbonio, insomma, anche questo costa una bella tombola. Vai, sound check. Manettino. Ovviamente in sport si aprono le valvole.